Un film con le testimonianze di volontari, operatori carcerari, detenuti e autorevoli figure come Gustavo Zagrebelsky e Don Luigi Ciotti per riflettere sulla rieducazione della popolazione carceraria. Si intitola Recidiva Zero ed è stato proiettato in anteprima nazionale a Palazzo Lascaris. In questi giorni lo stesso ministro di giustizia, Orlando, ha voluto ricordare in una polemica pubblica con la magistratura quanto è fallimentare il sistema penale e giudiziario italiano. Recidiva altissima e costo enorme della carcerazione, dell'esecuzione penale in carcere nel nostro paese. Con il ministro, con i garanti regionali e comunali siamo qua a dire che l'obiettivo è recidiva zero, nel senso che solo un carcere che punta ad essere rieducazione, reinserimento, recupero può essere un carcere costituzionale.